E ciao a tutti ragazzi, sono Risole e benvenuti in questo secondo episodio di Minecraft Pocket Edition ITA. Prima di iniziare il video vi ringrazio per gli screenshot che mi avete mandato, mi hanno fatto davvero piacere. Infatti ho provato subito nello stesso mondo, però creato in creativa, a replicarli. Purtroppo non ero abbastanza soddisfatto, così ho provato appunto a cercare un posto ideale e ho trovato questo posto. Infatti è un posto davvero bello perché è confinante con il deserto, la savana e la foresta. Poi un altro aggiornamento che vi volevo dire è che appunto sono andato a scavare e a prendere un po' di legna. Infatti ho preso abbastanza carbone, come vedete qua. Ho preso 47 blocchi di ferro, anzi un po' di più perché avevo fatto anche degli utensili. Pochi blocchi d'oro, ho trovato davvero pochi blocchi d'oro. Ho preso tanta legna che si trova infatti qua. E niente, come vedete ho già provveduto a rimuovere tutta l'erba tramite questo secchio d'acqua in modo tale da essere un po' più liberi durante la costruzione. La casa che andrò a creare avrà lo stesso stile dell'altra volta, ovvero uno stile semisotterraneo, una casa semisotterranea divisa da più stanze. E niente, andiamo subito a crearla. Intanto mettiamo a cuocere il nostro ferro che abbiamo preso prima. Prendiamo appunto tutto il ferro, prendiamo un po' di carbone, ok. Ci mettiamo il ferro e sotto tipo 31 bastano e avanzano. Ok, andiamo subito a scavare e creiamo la nostra bella casa. Allora, la mia intenzione era quella di fare un ingresso stile tunnel, però tutto ricoperto di legno, sia il lavorato che il legno grezzo. Iniziamo già a piazzare i primi blocchi, ok, qui va bene. Togliamo questi due, perfetto. E ci mettiamo dei blocchi del genere, ok. E qui, giusto per bellezza, mettiamo due blocchi in questo senso. Ora prendiamo del legno lavorato, spero che ce l'abbiamo. Un blocco, qui ce l'abbiamo qualcosa, due. Mi sa che dobbiamo craftarcelo. Ah no, ecco. E vi mostro come dovrebbe uscire la nostra casa. Continuiamo a scavare verso il basso. Ok, diciamo che qui basta. Facciamoci delle torce perché non si vede niente. E inizia già a piovere. Ok, ci facciamo delle torce. Ci prendiamo del carbone. Una torcia ce l'abbiamo già. Dobbiamo farci degli stick. E ci facciamo, boh, abbastanza torce. Ok, la mia intenzione è quella di creare una stanza principale circolare. E poi attorno delle stanze abbastanza piccole in cui dividere appunto. Facciamo ad esempio la stanza enchant, la stanza chest, ovvero la stanza deposito, e un'altra stanza tipo stanza pozioni. Qui avevo intenzione appunto di fare dei gradini, però per dividere tutto utilizziamo questo tipo di legno che è davvero bello perché è scuro. Però appunto dobbiamo fare anche i gradini. Ci craftiamo così pochi, quanti sono? 4. No, non bastano. Ci serve altro legno. Legno, ok, questo. E ci facciamo un altro paio di gradini, ok. Prendiamo il nostro legno scuro, lo piazziamo così. Ci prendiamo i nostri bei gradini e li piazziamo in questo senso. E da qui in poi iniziamo a fare la nostra stanza principale, la stanza circolare. Allora facciamo due blocchi, diciamo quattro, dai, quattro, uno qua, quattro, ok. Poi uno, due, no, così esce troppo grande. E questa è la nostra stanza principale. La alziamo ancora di un blocco. Sì, dai, perché sembra troppo chiusa. Andiamo a fare così. Infatti, già è meglio. Ok,
Ok, abbiamo appena rotto il piccone, andiamo a farcene un altro. Tanto qui si è fatta notte, andiamo a dormire. Ok, prendiamo il ferro, bella, tutto il ferro cotto. Ci facciamo il nostro piccone. Possiamo farci anche un'armatura, niente male. Prima ci facciamo gli stick, ok, e ci facciamo due picconi. E ci facciamo la nostra prima armatura in ferro. Ok, ce la piazziamo subito. 1, 2, 3, 4. Ok, bella, ci sta, dai. Ma dobbiamo continuare con il nostro lavoro, ovvero alzare di un blocco la nostra stanza. Ora ci rimane solamente le pareti, il soffitto e appunto il pavimento. Quindi andiamo a rompere i blocchi laterali in modo tale da creare delle pareti abbastanza stilose. Ci piazziamo tipo dei blocchi del genere, facciamo altri blocchi, vediamo se ce l'abbiamo. Ok, facciamo tutto, dai. Tutto, 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 tutto. No, abbiamo fatto un blocco di carbone, va bene, non è un problema. Facciamo 1, 2, 3 dei blocchi del genere. Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Qua togliamo questi blocchi, dai, mettiamo tipo dei gradini che dovrebbero stare già meglio. Facciamo quindi i nostri bei gradini, proviamo a metterli così, ok. E questi così. Poi qua facciamo, anzi, apriamo anche qua e mettiamo il nostro legno. E qui ci piazziamo il nostro Dark Oak. Però com'è che lo piazziamo? Lo piazziamo per così, dai. Facciamo che rimuoviamo anche questi due gradini, la nostra ascia. Ok, togliamo questi due gradini, uno e due, mettiamo il nostro Dark Oak. Perfetto. Vediamo come è uscito. Secondo me è davvero bello. Poi quando con la 013 aggiungeranno la redstone, creeremo una porta con i pistoni che è davvero molto figa. Il video finisce qui. Mi scuso se il video è stato un po' breve. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!